Recruiting Day, oggi gli studenti dell'università e dell'Ateneo incontrano le aziende presentando i propri curriculum, raccontando il proprio profilo per cercare di iniziare un rapporto lavorativo insieme. Il Recruiting Day è partito l'anno scorso con enorme successo. Dai dati che ho potuto constatare questa mattina ci sono state molte più iscrizioni, ecco, quindi è un'opportunità enorme. Questa occasione è molto importante per i nostri ragazzi e molto importante anche per le 40 aziende che sono qui in questa giornata. È importante perché l'organizzazione prevede questa mattina dei desk e delle presentazioni e nel pomeriggio addirittura dei veri colloqui di lavoro su tematiche precise per delle posizioni attualmente aperte. I nostri ragazzi sono supportati nella preparazione del curriculum, nell'approccio al colloquio e hanno modo di incontrare direttamente le aziende per un approccio diretto al mondo del lavoro. Essendo io delegata per l'orientamento in entrata, sono qui per vedere come questo percorso, diciamo così, che inizia con i ragazzi delle scuole superiori, Alma Oriente, ad altre iniziative messe in atto dall'Ateneo, come questo lavoro continua e il nostro lavoro di squadra è proprio questo, dare una continuità a quello che si fa con le scuole superiori fino ad arrivare al mondo del lavoro. Da questa giornata mi aspetto perlomeno di avere una finestra su quelle che sono le prospettive possibili sul mondo del lavoro, vedere delle aziende che sono interessate ad incontrare giovani in un evento come quello del Recruiting Day che si ripete ogni anno. Tra le diverse attività dell'Ateneo, insieme a queste di recruiting, che cosa può fare l'università per cercare di agevolare la vostra uscita immediata e l'inserimento nel lavoro? Credo che sia sulla buona strada perché è utile a tutti, sia alle aziende stesse per trovare personale, sia agli studenti anche per avere un primo approccio con il mondo del lavoro. Punto di ricevere queste informazioni e potenzialmente anche di trovare degli inserimenti tramite tirocini o stage, che penso siano poi la modalità principale di inserimento in azienda. Noi abbiamo costantemente bisogno di essere a contatto con i giovani, con le loro competenze, la loro capacità anche di innovazione. La nostra azienda è fatta per oltre il 40% di ragazzi sotto i 30 anni, più del 60% hanno meno di 35 anni, quindi abbiamo un ciclo di assunzioni praticamente continuo in tutte le branche di attività che noi gestiamo, dalla revisione alla consulenza fiscale, attività di advisory. Noi cerchiamo soltanto dei ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco, di entrare in un grande gruppo internazionale di consulenza, che abbiano voglia di crescere, motivati ad un'esperienza per certi aspetti impegnativa, ma che dà tanto e che dà tantissime opportunità poi di carriera sia all'interno che eventualmente all'esterno. L'evento secondo me è molto importante, noi abbiamo partecipato anche ad altri eventi simili perché dà l'opportunità agli studenti, insomma, sia laureati che laureandi, di presentarsi e quindi anche a noi l'opportunità di conoscerli e di vederli e non di vedere solo un curriculum. Noi ne riceviamo tanti di curricula tutti i giorni, quindi in questo modo abbiamo anche l'opportunità di avere un primo impatto e andare oltre quello che è il pezzo di carta che ci arriva in ufficio. Quello che noi cerchiamo sono sia laureati che laureandi, laureandi da inserire in stage e laureati per fare la pratica forense, essendo uno studio legale. E insomma, quello che cerchiamo è candidati ovviamente brillanti che abbiano voglia di lavorare e di mettersi in gioco. Sicuramente in generale posso dire che è stato un evento che mi ha aiutato a avere la consapevolezza di quello che significa avere un colloquio con le aziende, potermi presentare e poter vedere come viene scremato un curriculum, anche e soprattutto infatti il check-up del curriculum è stato utile per capire se è meglio utilizzare aggettivi altisonanti o meno nel presentarsi alle aziende. Questa è una giornata molto importante per l'Ateneo, è l'accompagnamento degli studenti, è una delle iniziative di accompagnamento degli studenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e per portare a contatto sempre di più le imprese e le loro esigenze con gli studenti del nostro Ateneo. Collegato c'è anche un tema legato all'imprenditorialità su cui stiamo lavorando e su cui, diciamo, nella squadra che ho annunciato faremo una serie di iniziative per sviluppare anche in termini di formazione competenze trasversali nei nostri studenti il tema del fare impresa.
questo accompagnato da iniziative che già facciamo, come dicevo prima, e che potenzieremo, cioè quelle di portare all'interno dei nostri percorsi formativi agli studenti quelle competenze trasversali che arricchiscono la preparazione specialistica dello studente e gli danno quelle soft skills, come le chiamano nel mondo anglosassone, per essere, diciamo, più attrattivi all'ingresso nel mondo del lavoro.